Buongiorno cari amici, buongiorno. Anno nuovo, vita nuova, si dice, no? Oggi parleremo della sentenza della Corte dell'Unione Europea e prima così vi annuncio che ci saranno un po' di novità per quel che riguarda questo canale, le sue rubriche, la loro collocazione. Cambieremo un po' di cose, avremo più appuntamenti live e soprattutto verso le ore di pranzo, verso le 13. E quindi, insomma, staremo insieme e parleremo di Milan e in generale di quello che sta accadendo nel mondo del calcio, perché appunto è di qualche ora fa la notizia della sentenza della Corte Europea che di fatto approva l'introduzione della Superlega Europea, o per meglio dire stabilisce che la UEFA è stata fino ad ora un ente monopolistico che va contro quella che è la norma invece di diritto europeo relativo alla concorrenza e alla libertà di mercato. La prima considerazione, spero di aver detto tutto giusto, mi sono studiato queste tre robe giusto per dire, ma immagino ci siano anche dei giuristi tra gli amici all'ascolto, spero di non aver detto delle sciocchezze, non sarebbe la prima nemmeno l'ultima volta, ma in questo caso poi mi corrigerete attraverso i vostri commenti. Dunque, questa sentenza è una sentenza che scopriremo poi col tempo se effettivamente storica oppure no, se sarà la nuova dimensione dopo la prima sentenza storica che ha cambiato il mondo del calcio e dello sport, cioè quella legata a Bosman negli anni 90. E la prima considerazione che mi è venuta ovviamente è legata a altre questioni di concorrenza, dove invece la UEFA ha fatto un po' quello che ha voluto. Mi riferisco ovviamente al fair play finanziario e a tutto il castello di scuse che dietro adesso si sono trincerate le varie società per non spendere soldi. Insomma, questa è l'estrema sintesi di questa considerazione. Pertanto mi aspetto che di fronte a questa rivoluzione nel mondo del calcio ci possano essere anche dei nuovi indirizzi per quello che riguarda il fair play finanziario. Un regolamento che è stato creato per evitare che le squadre andassero a gambe all'aria, che in alcuni casi è anche funzionato, in altri casi non è che abbia impedito a chi volesse investire di farlo e a chi non volesse investire di nascondersi dietro al dito del fair play finanziario. Quindi anche quella cosa lì andrebbe abolita. Alla fine di questo video poi parleremo anche di quelle che possono essere le ripercussioni per quel che riguarda il nostro Milan, naturalmente. Prima permettetemi un commento su questa sentenza e su questo nuovo probabile scenario che si va ad aprire. Dico, uso un po' di condizionali perché è da capire se questo effettivamente sia l'ultimo atto di una battaglia in corso da anni affinché le squadre, principalmente quelle ricche e potenti, possano costituire una lega pressappoco a loro immagine e somiglianza con uno solo scopo. Dunque, non bisogna mai perdere di vista quello che è lo scopo finale. Lo scopo finale è quello di fare soldi. Fondamentalmente, in maniera molto asciutta, ma la sintesi è questa: fare soldi, cercare di offrire uno spettacolo sempre più a detta loro di livello. È chiaro che non sappiamo come si conformerà questa cosa. Si parla di 64 squadre in un torneo che poi avrà una prima e una seconda fase dove ci saranno varie leghe, una sorta di Nations League delle squadre di club. Quando sarà più definito magari lo commenteremo. Nel frattempo lo scopo ovviamente è quello di continuare a produrre denaro attraverso un'intenzione che secondo loro è quella di fatto togliere dal palcoscenico tutte le squadre piccole, tutte le squadre minori, svuotare di senso probabilmente anche i campionati nazionali che, se tutto andrà come i loro signori credono, assumeranno conformazioni e connotazioni totalmente diverse da quelle di adesso, dato che la libertà da parte delle squadre di partecipare ad una o all'altra competizione sarà totale. E a quel punto potremmo anche immaginarci, non lo so, che il Milan, decida di non partecipare più alla Serie A e di fare solo la Superlega e il campionato saudita. Cioè, adesso tutto può succedere, insomma. Poi è chiaro che a livello di federazioni nazionali bisognerà capire come si interverrà, perché Gravina ha detto che se qualche squadra italiana decidesse di partecipare alla Superlega non parteciperebbe più al campionato italiano.
Non lo so se da un punto di vista giuridico e di contratti questo possa accadere, nel qual caso è chiaro che le squadre gli farebbero una pernacchia e andrebbero dove ci sono più soldi. È un discorso che ovviamente si lega un po' a un cavalcare la modernità dei tempi, ed è un discorso che si lega anche a una questione un pochino più ampia, della quale magari parleremo domani con Vincenzo a Friday Me Live alle 13, legata a che cosa sia il calcio in questo momento, a che tipo di proposta offra al pubblico e soprattutto a quale pubblico, perché la passione nei confronti del calcio sta venendo meno. Questo è un dato che è incontrovertibile, lo dicono tutte le indagini, lo dicono tutte le statistiche, c'è meno attenzione da parte dei nuovi arrivati, cioè del pubblico più giovane nei confronti del calcio, per tante ragioni che poi si riflettono inevitabilmente, parlo ad esempio per l'Italia, anche nella mancanza di un serbatoio di giocatori, di potenziali giocatori da far crescere, far diventare campioni. È una forma nuova di mondo, e questa forma nuova di mondo viene assecondata, detta loro, offrendo una quantità di partite più spettacolari, cioè dove si affrontano di fatto le migliori squadre del mondo, o europeo del mondo, non lo so poi come quanto si allargherà questa cosa, e a detta loro questo dovrebbe aumentare l'interesse nel mondo del calcio. Ora, detto che io non ricordo, a parte probabilmente l'impossibilità di passare il pallone, cioè che il portiere prenda la palla con le mani sul retropassaggio, e quanti anni sono passati? 30 anni sono passati dall'introduzione di questa norma, io onestamente ho fatto molta fatica a memoria a ricordare un qualcosa fatto da queste federazioni per migliorare lo spettacolo. Sono state introdotte coppe, rivoluzionate coppe, riformate le coppe, i campionati nazionali sono diventati da 16 a 18 a 20 squadre, mi riferisco a quello italiano naturalmente, altri sono sempre stati così, e si è arrivati a questo punto anche secondo me per un'altra ragione, la ragione della mastodontica incapacità da parte delle federazioni, sia nazionali ad esclusione della Premier League, la quale ha saputo creare un prodotto e venderlo, ma anche della UEFA, della stessa UEFA, lasciamo stare la FIFA che è qualcosa di molto più complesso, ma anche la UEFA non è stata capace di creare un regolamento che potesse davvero aumentare la competitività e permettere di fare quello che loro credo vogliano cancellare, e cioè le grandi sorprese. E il calcio e lo sport vive di emozioni legate anche a imprese, di squadre, di giocatori che non partivano con i favori del pronostico e sono riusciti a vincere campionati scrivendo le pagine della storia di questo sport molto più di, non lo so, 30 scudetti della, cioè per dire, uno scudetto del Verona è ricordato molto più dei 19 del Milan, dello scudetto del Cagliari, lo scudetto della Sampdoria persino sono ricordati di più paradossalmente rispetto ai 19 dell'Inter, ai 19 del Milan, ai 50 sul campo della Juventus. Quindi lo sport e il pallone in particolare vive di storie, ecco perché ad esempio in competizioni come gli europei e i mondiali, competizioni internazionali, le storie e i racconti sono quasi infiniti, perché c'è tutto un mondo che si è sviluppato di avvenimenti, di personaggi, di vicende che hanno scritto la storia di questo sport, e pertanto si va verso un circolo elitario che fondamentalmente poi è il modello americano, cioè il modello di sport americano dove ci sono le franchigie, dove non ci sono le retrocessioni, dove la pianificazione delle attività, la distribuzione dei soldi e tutto quanto sono molto più in un certo senso certe rispetto a ciò di cui ad esempio il nostro patron si è lamentato, dice le retrocessioni, non si può pianificare il mio più grande amore dopo mia moglie, cioè il cash flow, ha detto così Cristina, no, non lo so se ha detto così, ma insomma, una battuta, me la permetterete, non arrabbiatevi se parlo male dei nostri proprietari. Quindi
si va verso quella roba lì. Come poi si andrà verso quella roba lì non lo so, si faranno molto probabilmente tentativi come la cozzaglia ad esempio della nuova Champions League, che in realtà è stato semplicemente un maldestro tentativo di rincorrere la Superlega. Ma adesso le cose potrebbero cambiare anche per noi, anche in realtà per le squadre che hanno un bacino d'utenza importante e che potrebbero davvero a questo punto diventare appetibili per grandi gruppi, perché in qualche modo estratte, estrapolate dal contesto dei campionati nazionali. Ovviamente, se devo esprimere il mio giudizio su tutto questo, in questo momento non sono in grado di farlo, perché non ci sono i dettagli e più di tanto non si riesce a capire. Quello che però si capisce è che il calcio nostro è morto, viva il calcio, a torto o ragione non lo so, il mondo va avanti indubbiamente e come dicevo prima deve far di conto con chi poi è il consumatore finale, colui che fruisce del servizio e paga, a parte il fatto che ci hanno detto che le partite della Superlega potrebbero andare gratis in televisione. Vabbè, vedremo se questo sarà vero. Doveva andarne anche una di Serie A a settimana, poi tutto è andato un pochino a gambe all'aria. Ma non mi stupirei nemmeno se certe cose che sono state così buttate lì sul tavolo a mo' proprio dell'Unione Europea, che per diretta ammissione anni fa di un suo presidente disse noi scriviamo delle cose, le mettiamo sul tavolo, vediamo la reazione dell'opinione pubblica, se nessuno protesta la facciamo. Lì si farà la stessa cosa, sono già state buttate sul tavolo delle idee che stravolgono completamente la natura del calcio, non lo so, quattro tempi da 20 minuti, il tempo effettivo, tutte cose che vanno verso un'introduzione di show e di spettacolo che non ha a che fare con lo sport, che non ha a che fare col calcio, che probabilmente va incontro a quelle che sono le nuove generazioni, che sono per lo più culturalmente, intellettualmente meno sviluppate rispetto a quelle di 50 anni fa, anche qui dati alla mano, per quanto poi il parametro del cui ad esempio è un parametro del tutto discutibile, ma c'è un arretramento effettivamente della soglia di attenzione, ad esempio, che porta difficilmente parecchi giovani a riuscire a seguire 90 minuti di un evento. Quindi rendiamoci conto di questa cosa, questo è drammatico per certi versi, ma non per non riuscire a seguire una partita di calcio, ma per non riuscire magari, non lo so, a leggere 400 pagine di un libro, a seguire 2 ore di un film. Cioè la soglia di attenzione si sta abbassando drasticamente, gli highlights sono ormai la forma più usata per vedere la partita. Poi questo anche per colpa ovviamente di chi il calcio lo gestisce, perché quando tu giochi 80 partite a settimana è chiaro che non hai, a meno che tu nella vita non faccia il veditore di partite, ma se ci fosse questo mestiere voglio subito mandare il curriculum, ma non hai il tempo materiale per vederle, non ti perdi in una marea di offerte, no? È tutto lì e tutto ovviamente si svilisce e tutto diventa meno bello, anche perché la sovrapproduzione di partite porta poi a tutta una serie di conseguenze, quindi infortuni, rose enormi, scarsa qualità, scarsa tecnica. Potrebbe essere con l'unica cosa magari che potrebbe avere un risvolto positivo in questa vicenda è che magari si condenseranno le partite in un numero inferiore rispetto a quelle di oggi, aumentando la qualità del servizio, però questo è tutto da vedere, è tutto da capire. Certo è che se davvero venisse confermata la sentenza della Corte Europea, ora io ripeto non so se questa può essere impugnata di nuovo, se non lo so, ma se dovesse essere confermata ci troviamo di fronte al secondo snodo del mondo del calcio più importante della storia dal punto di vista giuridico, che porterà inevitabilmente a un qualcosa di nuovo, che poi questo ci piacerà o no non lo so. Di fatto per tanti posso garantirvelo che come me hanno avuto la fortuna in un certo senso di vivere un calcio meno basato solo sul business e per certi versi più romantico, e lo posso dire con cognizione di causa, tutto questo insomma fa un po'. Da un lato ci lascia indifferenti, perché tanto ormai la nave è partita, i violinisti continuano a suonare nonostante nonostante questa sia in una posizione un po' più inclinata,
dall'altra parte si prende atto del fatto che il mondo va avanti, che va avanti poi nella maniera che piace a noi o a qualcuno, scelte private, opinioni private, staremo a vedere che cosa accade. Nel frattempo io comunque vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani alle 13 con Friday Midlife.